secondo. No, sono andato, basta che... Basta che non parliamo, ok. Successo? Allora, tra un po' iniziamo la diretta, quindi nell'ordine ricordo a tutti coloro che stanno partecipando di inserire il proprio nome. Per farlo basta aprire la chat, che in genere è in basso a sinistra, inserire il loro nome, basta anche il loro nome, se vogliono nome e cognome, giusto per vedere chi c'è in chat, ma anche per settare meglio il sistema. Allora, vedo online, sicuramente c'è Pier. Sì, ci sono. Vediamo Pier di Legambiente, del circolo di Legambiente Trani. Avevamo Cosimo, ma l'abbiamo perso. Cosimo Matteucci dell'ambulatorio popolare di Barletta, ma non lo sto vedendo più. Se Pier riesce a contattarlo. Almeno così vediamo di iniziare la diretta. Abbiamo. Cosimo praticamente stava riavviando il PC perché aveva avuto dei problemi tecnici. Ok, perfetto. Siamo in attesa di il nome Michele, cioè, dove che sto di scriverlo, non è scritto più Michele. Ah no, Marco, te l'ho scritto. Cognome, non devi Marco scrivere. Pentassuglia. Marco Pentastuglia. Sì, non lo devi scrivere in chat, così ce l'ho. Sì, non te lo scrivo. Ok, Ale, fammi segno quando partiamo, eh. Che abbiamo con noi anche Cherubina. Ciao Cherubina. Cherubì. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Ciao. Purtroppo un po' di defezioni oggi. Stanno consegnando Sì. Possiamo Siamo andare? in attività. Ok. Buonasera a tutti, oggi affronteremo nella seconda giornata di Rivediamoci tutti a casa un tema molto importante che sta a cuore al gruppo di Legambiente e riguarda il tema degli sprechi alimentari. Con noi oggi abbiamo Pierluigi Colangelo, presidente del circolo di Legambiente Trani, che ci illustrerà un po' quella che è la situazione attuale della distribuzione dei beni di prima necessità a Trani. Interverranno anche Cosimo Matteucci dell'ambulatorio popolare di Barletta, una realtà che si occupa di aiutare chi ha difficoltà e in questo momento è attiva proprio per la distribuzione di beni alimentari anche a Barletta. Interverranno anche Alessandro Del Nero dell'associazione Orizzonti, coordinatore di tavola più grande, e poi avremo anche un intervento di un volontario ESC del Comune
corpo europeo di solidarietà che sta optando nel progetto di Food for Rookie. Chiedo a Pier di togliere un attimo l'audio. Chiuso io, perfetto. Dicevo, il tema che andiamo a affrontare oggi è proprio quello dello spreco alimentare, un tema di cui si dibatte da tantissimi anni, dalla Carta di Milano, ed è un tema che non passa mai di moda. Al mondo abbiamo tantissime persone che muoiono di fame, si parla di 105.000 persone che hanno problemi proprio di fame, e nel contempo ci sono 2,1 miliardi di persone che hanno problemi di obesità e sovrappeso. Quindi parlare di spreco alimentare significa parlare anche di redistribuzione della ricchezza, significa parlare anche di equità, quindi ha un valore anche di tipo morale, soprattutto in un momento come questo dove effettivamente la distribuzione della ricchezza diventa un fatto primario. Oltre a questo c'è da considerare dove lo spreco, dove avviene la maggior parte dello spreco. In pratica gli italiani sono convinti, da una ricerca del rapporto Waste Watcher del 2019, sono convinti che la maggior parte dello spreco avvenga nelle industrie o nella grande distribuzione. Tuttavia, invece, è stato stimato che in Italia la maggior parte dello spreco avviene proprio a livello domestico, si parla dell'80% dello spreco. Quindi, a casa nell'utilizzo del cibo, nella conservazione del cibo, perché il cibo è ricchezza, ma oltre a essere ricchezza è anche fatica, perché dietro al cibo c'è la storia di uomini che lavorano per la produzione di cibo. Ok, lascio la parola a Pierluigi Colangelo, presidente del Circolo di Trani, che ci dirà un po' come il circolo si sta muovendo attualmente normalmente per gestire lo spreco alimentare a Trani, e in particolare in questa situazione abbastanza critica. Pier, ti chiedo di attivare l'audio e possiamo andare. Pier? Il bello della diretta avviene anche online. Allora, siccome Pier, io vi sento, ragazzi. Ok, ora ti sentiamo anche noi. Sì, ti lascio la parola. Perfetto, ho spostato un attimo. Allora, vado subito al punto. Vi saluto tutti, naturalmente. Vado subito al punto, perché ho timore di perdere la connessione. Io purtroppo non sono molto tecnologico. Stanno saltando un po' tutti oggi. La tecnologia si è rivoltata un po' per quanto mi sa. Ok, Pier, se facciamo così, Pier, se riesci a uscire e rientrare, così poi vedi anche se riesci a ricontattare Cosmo e a chiedergli se può intervenire direttamente col cellulare senza riavviare il computer. E intanto lascio la parola a Vincenzo Di Cugno, che sta portando avanti un progetto, il gusto dell'inclusione, che è un progetto proprio fatto in collaborazione a livello provinciale. Vai Vincenzo, lascio a te la parola. Ok, buonasera a tutti. Buonasera. Sono Vincenzo Di Cugno e praticamente io vi parlerò di un progetto che va a, diciamo, intersecare le varie attività che poi vedremo in questa serata di discussione, ed è un progetto che
è in fase, diciamo, in fase di avvio. Il progetto si chiama il busto dell'inclusione, è un progetto che è stato promosso dall'Unione Province Italiana, UPI, ed ha come capofila la provincia BAT. Noi come Lega Ambiente, come anche Ambulatorio Popolare, siamo stati un po', diciamo, abbiamo un po' gestito anche, diciamo, l'elaborazione di questo progetto, che interviene sia sull'attività di recupero degli sprechi alimentari della ridistribuzione, ma anche ha un'importante valenza di tipo educativo e di lotta alla dispersione. Come, insomma, su cosa si centra l'idea che andremo a sviluppare nei prossimi mesi? È quella di sensibilizzare i ragazzi a tematiche come quella dello spreco, degli sprechi alimentari e anche degli interventi, perché quando si parla di lotta agli sprechi alimentari si parla anche di intervento di contrasto alla povertà, perché quello che è, come avevi detto bene tu prima, da una parte abbiamo eccedenza di produzione di alimenti che diventano rifiuto, dall'altra parte abbiamo vasti strati della popolazione che stentano a portare un piatto a tavola. Allora, tutte le attività di cui discuteremo stasera affrontano proprio questo punto di connessione. Cioè, io posso recuperare lo spreco alimentare, che poi possiamo dividere tra spreco ed eccedenze, che sono, diciamo, due elementi che sembrano la stessa cosa ma sono differenti, perché da una parte abbiamo l'eccedenza, è una sovrapproduzione di merce che spesso rimane nei magazzini, rimane sugli scaffali o nei campi, che non viene, non ha valore, diciamo, economico nella distribuzione o nella trasformazione. Dall'altra invece è il cibo che viene poi di solito trasformato e venduto, che non viene utilizzato a fini alimentari. Allora, poi tutta questa massa enorme di alimenti buoni ma non diciamo utilizzabili a fini economici spesso viene persa. Allora noi stiamo lavorando affinché questa merce non venga perduta e diventi un sostegno agli strati più deboli della società, che spesso sono invisibili ai più. Si pensa che, diciamo, in Italia tutti quanti si possano permettere un piatto di pasta quotidiano, invece, come vedremo da alcune esperienze oggi, questo non è assolutamente vero, e ancora di più in questo periodo così particolare che stiamo vivendo, in cui l'emergenza alimentare ha veramente ampliato il suo impatto sociale, perché tantissime persone si sono trovate dall'oggi al domani a perdere il proprio posto di lavoro e quindi la propria fonte primaria di reddito. Vado a illustrare. Certo, io farei così, per dare anche un po' di ritmo, sì, e anche di scambio. Allora, andrei a chiedere un po' a Cosimo com'è la situazione lì a Barletta e il lavoro che stanno svolgendo nell'ambulatorio, per poi rifare il giro e tornare a vedere quali sono proprio i punti centrali invece del percorso che voi state affrontando. Buonasera Cosimo, noi ci siamo visti un po' di tempo fa in una bellissima attività che avete svolto all'interno del laboratorio, dove abbiamo portato i ragazzi dell'alberghiero proprio a partecipare insieme a voi ad una festa all'interno dell'ambulatorio. Ti chiedo,
innanzitutto come stai, come state vivendo questa situazione e qual è il vostro impegno come associazione attualmente a Barletta? Cosimo, mi senti? Purtroppo mi sa che in un modo o nell'altro non riusciamo a connetterci con Cosimo, anche se presente, ma sta avendo un po' di difficoltà. Ciao. Cosimo, se ci devi batti un colpo. Prova a togliere il video, vai solo con l'audio, Cosimo, così c'hai meno banda. È quello che sto facendo. Oh, perfetto, ora ti sentiamo benissimo. Vai. Perfetto, Cosimo. Scusatemi, ma c'è un po', ci sono un po' di problemi che risolverò tra... Mi sentite bene adesso? Sì, perfetto, l'importante è la tua testimonianza e capire come perfetto. Perfetto. Vai, ciao a tutti. Sì, l'attività sta proseguendo e stiamo pubblicizzando quello che è lo strumento che abbiamo un po' ottimizzato e perfezionato su altre piattaforme. Noi abbiamo avuto un grosso problema qua, ma penso un po' ovunque, cioè il rispetto dei protocolli sanitari nazionali e regionali per quanto riguarda innanzitutto il divieto e la necessità di evitare assembramenti. E questo è stato un grossissimo problema per noi, perché non riuscivamo ad evitarlo, perché puntualmente le persone... Mi sentite? Posso procedere? Sì, vai tranquillo, se non ti interrompo vai. Nonostante le nostre prescrizioni, puntualmente si presentavano nell'ambulatorio in orari che decidevano loro e diventava la faccenda ingestibile. Dopodiché la decisione che abbiamo preso è: diamo comunicazione pubblica della nostra chiusura delle attività, spostiamoci su un'altra piattaforma ed utilizziamo la rete dei contatti che abbiamo alimentato e creato fino ad oggi. Quindi abbiamo eseguito un'attività di raccolta e soprattutto di distribuzione molto mirata. Per chi non conoscesse il lavoro della vostra associazione, un cenno di qualche secondo per far capire cosa voi fate normalmente in situazioni normali, diciamo, Barletta, qual è il vostro... In situazioni normali l'ambulatorio si occupa non soltanto di fornire assistenza sanitaria e informazioni di carattere clinico, infermieristico, gratuita a tutte le persone più povere della città, ma offriamo anche una serie di servizi che vanno dal doposcuola per i bambini delle persone più bisognose all'università popolare, a tutta una serie di attività mutualistiche sostanzialmente. Non facciamo altro che riprendere un po' le migliori tecniche, le migliori elaborazioni mutualistiche dell'Ottocento e del Novecento, rielaborarle in chiave moderna e offrirle un po' come servizio. Non facciamo assistenza, non facciamo carità, il mutualismo è una cosa diversa, cerchiamo di estrarre le persone dal loro stato di bisogno e di difficoltà. A queste poi associamo anche, e mi ricollego subito all'oggetto della nostra conversazione, la raccolta dei prodotti invenduti dalle varie persone, dai vari soggetti che lo producono, che lo commercializzano e che lo distribuiscono. Noi facciamo raccolta invenduta dalle pizzerie, dai panifici, dai supermercati, dai fruttivendoli, tutti coloro che producono generi alimentari. Perfetto. Quindi questo è quello che facciamo, che è attività che in questo momento ha subito una serie di difficoltà, soprattutto stando al tema, per quanto riguarda il genere alimentare, quindi la necessità di rispettare la distanza interpersonale, tutte quelle cose di cui stavo parlando prima. Quindi noi ci siamo spostati su una piattaforma diversa, che era quella dei contatti che abbiamo maturato fino ad oggi. Abbiamo fatto un'attività di raccolta e di distribuzione molto mirata, quindi sulla base di quelle famiglie di cui noi già sapevamo lo stato di difficoltà, e abbiamo calibrato un po', provato un po' una pratica che di cui adesso vi parlo, che stiamo pubblicizzando, diciamo così, sui social in maniera attiva da un paio di giorni. Noi ci siamo resi conto che l'attività mirata funziona meglio, ma necessita automaticamente di più energie e più sforzi. Noi abbiamo trasportato sulla rete quello che noi facevamo di persona, proprio al fine di evitare assembramenti. Sostanzialmente noi abbiamo creato un centralino popolare, diciamo, in cui ci sono tante persone che hanno dato la loro disponibilità. Che succede? Che una persona in stato di difficoltà chiama questo centralino in assoluta privacy, perché non chiediamo schedature, così come sta accadendo anche a Barletta, un'altra faccenda di cui non vi voglio parlare, ma andiamo avanti. Nessuna schedatura, non chiediamo documenti, tra l'altro noi non abbiamo nemmeno mai chiesto il modello ISE, come fa ad esempio anche la Caritas o altre strutture associative, perché per noi il semplice fatto che una persona si rivolga a noi è in stato di bisogno. Certo. Quindi noi abbiamo
questo tipo di filosofia. Certo, ci sono le persone che possono speculare, ma ci siamo detti sempre quante volte ci può prendere in giro, una volta, due volte, la terza volta chiudiamo il rubinetto e basta. E qualche volta è accaduto. Quindi questo centralino ha il compito di capire qual è la necessità della persona che ci chiama ai fini della composizione della busta alimentare. Quindi, se ad esempio il numero dei componenti, quante persone ci sono, quanti neonati ci sono, quanti anziani ci sono. Ecco, parentesi. Un grossissimo problema è l'approvvigionamento dei pannoloni per gli anziani. Ci sono delle persone che sono veramente inchiodate ai propri letti, che sono prigioniere dei propri letti. Parlo di disabili gravi e gravissimi. In questo periodo sta peggiorando, diciamo così, c'è grave penuria di pannoloni per queste persone. Quindi, da questo punto di vista, dovremmo magari anche tutti quanti sollecitarne la maggiore donazione possibile. Torno al punto. Quindi, le persone chiamano questo centralino. Dicono quelle che sono le loro necessità, neonati, appunto, bambini piccoli o anziani. Si passa quindi al gruppo della distribuzione. Queste informazioni passano al gruppo della distribuzione che compone la busta, che quindi è differenziata e specifica rispetto ad ogni esigenza familiare. Viene organizzata la busta e poi si richiama la persona dicendole: guarda, questa busta l'andrai a prendere presso un luogo diverso. Cioè, per evitare l'assembramento, noi abbiamo fatto in modo che le Distribuite persone in non maniera sapessero, capillare, perfetto, sì. Interessante. sì, che le persone non sapessero se non 4-5 ore prima il posto in cui si sarebbe eseguita la distribuzione. Questo per evitare che giustamente poi le persone spargessero poi la voce ed evitare accalcamenti e quindi evitare quindi gli assembramenti. Quindi a noi facciamo in questo modo: si comunica poi alla persona 4-5 ore prima della consegna il posto in cui andrà, l'orario in cui andrà, molto importante. Quindi la persona va, scende un nostro volontario, i contatti personali vengono ridotti veramente al minimo, se non azzerati, perché si dà semplicemente la busta. Naturalmente le persone vengono invitate a presentarsi sia con la mascherina che con i guanti, e in questo modo si azzera non soltanto il problema dell'assembramento, ma anche il problema dei contatti personali. E si continua comunque a fare assistenza, ottenendo il risultato di fare assistenza alle persone più bisognose. Con i nostri fornitori, bene o male, utilizziamo lo stesso tipo di criterio. Quindi questo centralino, che è diventato il pilastro digitale dell'ambulatorio, a questo centralino si possono rivolgere anche coloro che vogliono fare donazioni. Noi abbiamo attivato anche un servizio di baratto alimentare. Perché che succede? Ci sono persone, ma questo accade. Cioè, allora, le persone che hanno fame fanno il giro un po' delle varie strutture associative e raccolgono la busta da noi, dagli altri. È giusto che sia così, perché la fame morde, Certo. cioè, la povertà non è gentile, come diciamo sempre. Che succede? Che molto spesso nelle altre buste ci sono dei prodotti o comunque delle cose che loro non utilizzano. Tipo, una mezz'ora fa mi è venuta una signora che ha preso un'altra busta da un'altra associazione, da un'altra struttura, e me l'ha portata. Io ho scambiato il latte con dei pannoloni. E funziona molto questo tipo di molto questo tipo di molto questo tipo di attività. Molto importante, perché recuperiamo magari quei beni che difficilmente che difficilmente riusciamo a recuperare. Vincenzo sa benissimo quello che stiamo facendo, anche perché ci ha aiutato in un momento di difficoltà con uno dei nostri più grossi fornitori e distributori, che è un grosso pastificio. Abbiamo distribuito la settimana scorsa oltre 300 kg di farina. Ci sono molti panifici da cui andiamo a ritirare l'invenduto ancora ad oggi, e l'esperienza che noi vi portiamo, la migliore esperienza che noi vi portiamo, è proprio quella di cui vi ho parlato adesso. Quindi digitalizzare e riportare un po' sulle piattaforme WhatsApp e sulle piattaforme Facebook la fase organizzativa, che era quella che noi facevamo fisicamente di persona fino a non molto fa, e limitare il contatto con il beneficiario, il contatto con la persona, semplicemente all'atto finale, quindi alla consegna. Alla consegna. Va bene. È chiaro Cosimo, che. io voglio innanzitutto dove si può reperire il contatto, il numero del call center per lo chiamo call center in maniera diciamo Sì. bonaria, sì, per avere il contatto e quindi per le persone in stato di bisogno su barletta, dove possono reperire questo numero? Sulla pagina dell'ambulatorio popolare ODV ci sono I 7-8 numeri di contatti. telefono. Sì, Perfetto. a cui si può rivolgere sia per richiedere,
sia per donare o per proporre, per avanzare le proprie proposte di baratto. Okay, sta funzionando bene. Ci sono altre criticità che rilevi, oltre al problema dei pannoloni? C'è qualche altra cosa che vuoi segnalare, che può essere anche una buona prassi per altri, o qualcosa che comunque altri possano ritenere importante? Secondo me in questo momento il coordinamento è la fase, è la cosa migliore. Questo è che forse è la cosa che abbiamo più risentito qui a Barletta, non so se negli altri comuni avete avuto delle esperienze più virtuose. A Barletta molti sono andati in maniera disordinata. Noi avremmo auspicato che il comune si rendesse un po' artefice di un coordinamento con le varie associazioni, cosa che è stata fatta 2 giorni fa, ma limitando questa organizzazione. Io non ho letto ancora il protocollo, limitando questa organizzazione a quelle associazioni che erano iscritte nel labo regionale, il che significa escludere tutta una serie di associazioni, tutta una serie di realtà virtuose che molto spesso sono più attive di quelle più blasonate. Ma nonostante questo si va avanti. Per il resto le difficoltà sono quelle che possiamo riscontrare tutti sui nostri territori. Quello che posso riportare, lo ribadisco, è trasportare su internet tutto quello che si riusciva a fare prima di persona, quindi residuare o comunque limitare il contatto con la persona all'atto finale della consegna della busta alimentare. Perfetto, ti ringrazio Cosimo, poi vediamo di riprendere il contatto con te. Chiedo a Pierluigi Colangelo. Dovrei esserci, vediamo. Che, vediamo che riusciamo anche a vederti. No, evitiamo di vedermi, così facciamo okay. Come con cosa. Noi brutti parliamo, ma non appariamo. Per chi si è connesso ora, ci sono un po' di problemi tecnici con la rete, quindi... preferiamo limitare la parte visuale proprio per avere più banda a disposizione e quindi poter sentire meglio chi interviene. Allora, per Luigi Colangelo, Lega Ambiente Trani. Vai Pier. Perfetto, io mi riconduco a quello che stava dicendo Cosimo da Barletta, e tra l'altro parlo anche parzialmente in nome di Marco Pentassuglia, che è occupato proprio nella preparazione dei pacchi in questo momento, quindi non riesce ad intervenire, ed è il coordinatore della rete municipale, la rete di Trani, definita per l'appunto Trani per Trani. La municipalità di Trani ha avuto la lungimiranza di chiamare a raccolta tutte le associazioni che da sempre si sono occupate della raccolta, della distribuzione del cibo, del riuso. Questa chiamata a raccolta ha consentito ora di mettere a sistema questa pluralità di associazioni, e l'intento lungimirante è quello di andare anche oltre l'emergenza, proprio perché ci si è resi conto come a Trani si opera su diversi binari, talvolta anche sovrapposti, e con la necessità di rispondere a questa emergenza si darà poi luogo ad una strutturazione di una vera e propria rete. Come funziona attualmente quindi la distribuzione? Sono state attivate dai servizi sociali, quindi del comune di Trani, delle linee telefoniche. Sono le stesse linee telefoniche che possono essere impiegate per richiedere l'assegno alimentare, e alle quali poi in totale anonimato è anche possibile esporre quella che è la propria situazione critica per ottenere poi una busta alimentare naturalmente proporzionata a quelle che sono le esigenze della famiglia, il numero dei componenti, la presenza di minori, la presenza di anziani. La distribuzione, per garantire le norme di sicurezza, avviene con un duplice criterio. Vi è un accentramento da parte del coordinamento, che quindi raccoglie per tutti i soggetti che distribuiscono gli alimenti questi ultimi beni, sia per quanto riguarda la raccolta presso il banco alimentare, sia per quanto riguarda la raccolta da parte dei distributori, sia per quanto riguarda le donazioni attraverso il carrello della spesa solidale. Questi beni quindi vengono ad essere stoccati, vengono predisposte delle buste finalmente
omologate, nel senso che ogni soggetto verrà a distribuire delle buste equivalenti, di modo che non vi è più la necessità di fare il giro per le parrocchie, perché lì ricavo il latte, lì piuttosto il fresco, e le buste saranno tutte, sono già tutte omologate. La distribuzione è già partita ed opera o attraverso la rete delle Caritas, le quali continuano a distribuire laddove possibile presso i loro centri, però scaglionando di fatto gli orari di consegna, quindi chiamano i beneficiari, chiamano gli utenti che ogni quarto d'ora nel corso della lunga giornata, laddove appunto vi è la presenza presso le parrocchie, vanno a ritirare i beni. L'altra modalità invece per i nuovi poveri, proprio perché questa situazione ha evidenziato la fragilità del sistema e l'aiuto non viene negato a nessuno, né tantomeno a chi lavorava in maniera anomala e non può dimostrare di aver perso un lavoro perché ufficialmente non aveva prima nessun lavoro. Questo è il pregio che va assolutamente riconosciuto a questa forma di distribuzione. Chiunque ha bisogno, chiunque ha necessità, si può rivolgere. Quindi questi nuovi soggetti vengono invece raggiunti attraverso la distribuzione porta a porta. È una modalità certo particolare che però, potendo contare su 14 associazioni che hanno aderito alla chiamata in raccolta da parte del comune, effettivamente consente di avere un numero sufficiente di volontari tale da poter andare casa per casa a consegnare la busta. La consegna come avviene? Ci si fa raggiungere sull'uscio del portone del beneficiario, il quale senza assolutamente entrare in contatto, e naturalmente dotato di mascherina, di guanti, riceve il pacco alimentare. La consegna non si limita ai beni alimentari. Domani, ad esempio, il gruppo di Legambiente andrà a consegnare 20 computer portatili per la scuola elementare Beltrani. Questo per consentire ai ragazzi privi di PC, di potersi collegare e quindi poter seguire le lezioni. Quindi questo è il grande vantaggio di questa rete. Si vuole rispondere praticamente ad ogni singola esigenza, proprio per chiudere il cerchio. Questo era inizialmente il compito di Legambiente nel progetto che accenno un attimo, poi eventualmente mi ridate il collegamento se vogliamo anche parlarne. Il progetto denominato Una tavola più grande, che altro non è che l'attuazione nelle città di Trani, Biceglie, Andria e Barletta di quella legge regionale sullo spreco. Molte delle associazioni che ora stanno contribuendo a questa emergenza effettivamente già operavano nell'ambito del progetto regionale denominato Una tavola più grande, che vedeva Legambiente soprattutto chiudere il cerchio attraverso la trasformazione in organico, quindi la raccolta del cibo, la trasformazione, la presenza allora prevista di momenti di socializzazione presso l'istituto alberghiero, si chiudeva poi con l'organico e la piantumazione di ortaggi da raccogliere poi e da immettere criticissima a cui si sta cercando di rispondere, ha avuto il pregio di immediatamente unire tutte le realtà per rispondere appunto al bisogno sociale. Pier, ti interrompo un attimo, proprio Certo. perché ricordo che c'era un grave problema nei giorni passati, proprio per una situazione particolare a Barletta. Non so se Cosimo vuole intervenire su questo. Cosimo, mi senti? Cosimo? Devi attivare il microfono, Cosimo. Ah, ok, mi sentite adesso? Ora sì, ora sì. Pronto? Sì, ti Sì, sentiamo, ti ben sentiamo. sentiamo. Sì.
e un'integrazione per quanto riguarda la questione dei senza tetto che a Barletta stiamo seguendo e che insomma evidenzia un po' la drammaticità di queste persone. Quando si dice alle persone di stare a casa, abbiamo a che fare con persone che hanno casa, non ce l'hanno. Ecco, per quanto riguarda queste situazioni, ce ne sono tantissime. Sarebbe interessante, mi piacerebbe capire un po' se negli altri città, anche a Trani o comunque nelle altre città, è stato affrontato questo problema. Noi abbiamo avuto un avanzamento da questo punto di vista, cioè le pratiche mutualistiche ci hanno consentito, tra virgolette, di arruolare, di includere queste persone nella nostra organizzazione. Noi abbiamo dei senzatetto che periodicamente, anche in questa fase, ma anche in quella precedente, vengono, raccolgono da noi cibo, veramente portano via delle buste che le distribuiscono, alcuni nella spiaggia, alcuni nelle campagne, nei punti in cui queste persone si radunano. Che molto spesso sono tende, molto spesso sono baracche, molto spesso sono lamiere messe semplicemente per proteggersi dalla pioggia e dalle intemperie. In questo momento questa faccenda si sta complicando perché quei senza tetto che a Barletta eravamo riusciti ad inserire nei bed and breakfast stanno di nuovo, sono tornati di nuovo in spiaggia praticamente. Noi ne seguiamo moltissime di queste persone. E sarebbe, mi piacerebbe capire un po' se nelle altre città ci sono delle esperienze simili e come sono state affrontate. Seconda cosa, e chiudo, noi abbiamo un problema, diciamo, nel chiudere la nostra raccolta, redistribuzione e riconversione dei generi alimentari con il pane. Noi raccogliamo molto pane dai panifici, non riusciamo a distribuirlo totalmente. L'idea era quella di fornire del pane grattugiato, molto pane, ad esempio, noi lo diamo a delle. Agli imprenditori che si occupano di allevamento di galline, per dirvi, anche di pecore, in maniera tale da ottenere come cambio, come ricambio uova e latte. Però, nonostante questo, avanza molto pane. E quindi sarebbe interessante capire se c'è una possibilità di rimpiegare questo tipo di pane e se anche nelle altre città, nelle vostre esperienze associative, ci sono problemi di questo genere. Sì, lascio a questo punto la parola a Posso Pier. prendere io la parola su Sì, vai, questo? vai, vai Vincenzo, vai. Sì. Intervengo proprio sulla questione del pane. Questo abbiamo notato che anche su Trani è un problema esistente. Diciamo, il quantitativo, diciamo, di pane che viene non invenduto è in effetti molto, diciamo, superiore a quelle che sono le esigenze attuali. E spesso questo, diciamo, è un problema. Una parte viene in effetti utilizzata come mangime per gli animali, e una cosa che invece ho visto anche l'anno scorso in fiera a fare la cosa giusta a Milano, avevano fatto un progetto proprio basato, cioè, su questo, per risolvere questo problema, e utilizzavano questo pane in eccesso. Avevano fatto una produzione di birra. Scusa Vincenzo, se Allora. puoi attivare la cam, siamo in Sì, pochi qua, scusami, almeno sì. così abbiamo. Spengo la condivisione. Ok, Ok, quella vive. dovrei esserci. Ci sono? Ancora no. Ok. Allora, dicevo, c'è stata una cooperativa, un'associazione, ora non ricordo precisamente, che aveva diciamo, iniziato questo progetto e aveva attivato questa produzione, diciamo, di birra dal pane vecchio, perché in effetti è comunque alla fine un derivato di cereali fermentabile. Avevano riusciti, diciamo, a recuperare una parte di questo pane che non si riusciva, diciamo, a utilizzare né a fini alimentari né a fini zootecnici per la produzione della birra. E comunque poi quello che rimaneva veniva comunque poi ridato come mangime per animali. Un altro esempio che abbiamo incontrato, però, che ha visto Legambiente in Nord Italia attivarsi è stata la conversione del pane per sciroppi alimentari, per uso pasticceria, farne degli sciroppi alimentari a base di, diciamo, fortemente zuccherosi, impiegati poi per le pasticcerie.
Al momento il pane lo stiamo impiegando a Trani per il circo, perché abbiamo questa situazione di un circo bloccato a Trani con decine e decine di animali, per cui in questo momento storico tutto il pane in eccesso viene conferito al circo. Quanto alle situazioni particolari a cui si riferiva Cosimo, Trani per fortuna non ha queste emergenze abitative al momento, perché sono state risolte volta per volta. Ci sono solo un paio di situazioni ancora in stazione, ma si tratta proprio di soggetti che rifiutano di ottenere aiuto, preferiscono vivacchiare in stazione. Tra l'altro la stazione è diventato un loro territorio in questo momento, e loro non vogliono lasciare questo, forse il timore di non ritrovare poi nuovamente questa locazione. Però si tratta di due o tre situazioni. Una situazione invece particolare che è stata affrontata a Trani è quella legata alle realtà migranti. Vi sono delle realtà migranti fantasma, in quanto completamente clandestini, in quanto non censiti, o arrivate addirittura da pochi mesi, e quindi non vengono individuate dai servizi sociali, e loro stesse non sanno a chi rivolgere, rispetto alle quali si è attivato un servizio di solidarietà da parte di taluni cittadini, di un gruppo di cittadini tranesi, che effettivamente sta aiutando queste famiglie con bambini che di fatto sono state adottate per questo periodo di emergenza. Questa, diciamo, è la situazione un po' particolare che possiamo descrivere su Trani. Diciamo che il senso poi di comunità è quello che aiuta poi a risolvere certi problemi. E proprio a tal proposito vorrei far intervenire Nicola De Lucia, che è un ragazzo che sta portando avanti un progetto molto interessante a livello europeo, un ESC cosiddetto, cioè European Solidarity Corp, dal titolo Food for You. Ed è proprio un progetto che mira a limitare proprio gli sprechi alimentari, a mettersi a disposizione della comunità. Quindi lascio la parola a Nicola, che semplicemente ci racconterà la sua propria esperienza di partecipazione a questo tipo di azione. Vai Nicola, tutto tuo, vai. Grazie, innanzitutto volevo dare il benvenuto a tutti quelli che ci stanno seguendo sulla pagina Facebook di Lega Ambiente. Mi raccomando, se non avete messo ancora un pollicione all'insù, mettetelo. Sì, il mio progetto in collaborazione tra un po' Lega Ambiente, la scuola alberghiera Aldo Moro di Trani, volge proprio su questo, nel fatto che invece di puntare al solito quello che mi avanza del mangiare lo butto perché non so cosa ne faccio, invece che cosa si può fare? Si può, come si dice, con tante altre cose, riciclare, ovvero fare un po' di tutto, da un antipasto a un primo, a un secondo. Comunque diciamo che fino a quando ci è stato possibile, io insieme al professore Vincenzo Di Cugno, che saluto, anche lui collegato qui con noi, che praticamente i bravissimi alunni delle classi hanno praticamente riutilizzato questi alimenti che assolutamente erano sempre validi. Ricordiamo, non sono alimenti scaduti, ci tengo a dirlo, perché qualcuno potrebbe magari pensare, dice, ah ma sì, magari sono i prodotti scaduti, invece no. Certo. Sono prodotti che, ha detto anche da parte mia, perché il professore Di Cugno è sempre così gentile che mi fa anche pranzare con il servizio che fanno i ragazzi, veramente viene messa a disposizione sia degli ospiti che fanno parte del pranzo, ricordiamo anche, cito, gli stessi professori o magari anche il preside della scuola,
che prendono parte al pranzo e diciamo che in tutte le occasioni cercano di dare il loro contributo al meglio e inoltre, diciamo, cerco un po' di concludere. In questo periodo, come stavamo parlando un po' tra Pierluigi e il collega Barletta, oltre appunto dal restare a casa, per esempio, prendendo in considerazione degli alimenti primari, come per esempio la farina, sicuramente possiamo ritornare, come si dice, ai fasti di un tempo, quelli che nella vita quotidiana frenetica, diciamo, ce ne sono pochi di quei momenti. Quindi, come si dice, tirare le maniche in su e fare un bel impasto per preparare taralli, bizze, focacce e quant'altro. Un'altra piccola appendice. Io volevo ricordare come oltre al servizio, diciamo, dei pranzi solidali a cura della scuola alberghiera Aldomoro di Trani, nello stesso plesso scolastico c'è un bel pezzo di giardino, di orto, dove anche in collaborazione con l'associazione Migrantes, e anche noi pazienti del distretto ambulatoriale del centro di salute mentale di Trani cerchiamo appunto di rendere sempre al meglio il giardino della scuola, che poi ricordo gli stessi frutti tra virgolette che ne escono fuori, quindi cime, cicorie, insalate, lattughe e quant'altro, vengono poi utilizzate dagli stessi ragazzi in cucina e quindi portate al servizio in sala. E di questo ringrazio ancora una volta il professor Vincenzo Di Cugno, come anche c'è da ringraziare la collaborazione che ormai c'è da un paio di anni a questa parte tra Legambiente, il distretto ambulatoriale del CSM, Centro di Salute Mentale di Trani, e ovviamente la scuola Alberghiera. Sì, Bene, caro Nicola, ti ridò grazie la Nicola. parola, grazie per Sei l'intervento stato molto poc'anzi. puntuale e veramente il tuo intervento è stato prezioso anche per ricordare tutti gli operatori coinvolti in questa bellissima azione comunitaria per il loro veramente impegno. Io li ho visti tante volte lavorare assieme e sono fantastici. Vincenzo, vuoi fare dei ringraziamenti personali a questi Nicola, operatori? scusami un attimo, scusami, come si dice, facciamoci un po' di promozione però. E certo, Volevo va bene. ricordare come 2, massimo 3 domeniche fa su Rai 5, in seconda serata, c'è stato il bellissimo programma al di là tra gli... vabbè, il titolo non mi ricordo benissimo, comunque. Il programma di cui c'è stato anche il nostro caro Pierluigi con la mostra della grandissima vasca di Boccadoro. Quindi, per chi non avesse visto quel programma, Sul spero replay lo che. può trovare sul replay comunque, si vede. Sì, sul replay lo può trovare. Ok, ridò la parola a Vincenzo Di Cugno, per terminare il discorso che aveva fatto inizialmente proprio sul progetto Il gusto dell'inclusione. Ok, Metti grazie. la No, cam, io prima di tutto. Vincenzo, così ti si vede, Sì. perché siamo in pochi in cam, almeno così quelli Sì, ho di chat. visto. Okay. Qua è sempre un po', Sì, diciamo. intanto che continua a parlare e Sì. poi pian piano metti la cam. Allora, quindi ringrazio Nicola che è veramente, diciamo, il suo aiuto è indispensabile nelle attività che stiamo svolgendo e forse, diciamo, la sua testimonianza proprio rappresenta il vero, diciamo, lo spirito del lavoro che tutti insieme stiamo portando avanti e che portiamo avanti da ormai da alcuni anni. Per
che è quello proprio di creare una comunità mutualistica e solidale, cioè aiutarsi gli uni gli altri per poter vivere meglio, vivere in maniera più serena e condividere anche questi momenti, come può essere, diciamo, un pranzo tutti insieme senza nessun tipo, diciamo, di distinzione. Un attimo solo, Vincenzo, voglio ricordare a tutti coloro che ci stanno seguendo su Facebook che possono comunque entrare tramite link e partecipare attivamente alla nostra discussione, e anche coloro che sono già in Jitsi possono tramite chat prenotarsi, perché la nostra, appunto, come senso di comunità è una chat aperta a tutti e tutti possono fare domande oppure intervenire con dei loro pensieri. Andiamo sul progetto, Sì, no, Vincenzo. vabbè, volevo sottolineare Sì. un'ultima cosa e poi passo invece, cioè poi passo la parola ad Alessandro che è Ah, è appena arrivato, bene. entrato, che diciamo, ci parlerà del progetto, diciamo, anche di una tavola più grande. Anche lui, diciamo, in questi giorni, anche penso fino a pochi minuti fa, era impegnato nella distribuzione del cibo. Volevo sottolineare il grande impegno dei ragazzi del Corpo di Solidarietà Europea e in particolare del progetto Food for You, che in questi giorni, anche oltre al supporto alle attività del ristorante didattico finché la scuola è stata aperta, in questo periodo di chiusura della scuola e di emergenza si sono adoperati per dare una mano in varie situazioni. Ad esempio, sono intervenuti quando c'è stata, diciamo, la richiesta dell'ambulatorio popolare di Barletta, che non avevano volontari per poter andare a far ritirare una volta un grosso carico di gnocchi e l'ultima volta quasi 300 chili, più di 300 kg di farina. Sono intervenuti, diciamo, i ragazzi del Corpo di Solidarietà Europea e anche, se avete visto prima nelle foto, noi abbiamo un grosso, diciamo, orto scolastico che portiamo avanti insieme al CSM, al Legambiente e all'Istituto Alberghiero, che ora con la chiusura della scuola, gran parte dei frutti rischiavano di essere persi. E quindi anche i ragazzi del Corpo di Solidarietà sono andati a raccogliere grosso orto scolastico che portiamo avanti insieme al. Non capisco più niente. Allora, sono andati a raccogliere gli ultimi cavolfiori che sono poi stati donati al centro Jobel proprio per non sprecare nulla. Quindi approfitto e passo la parola a Alessandro. Non lo vedo più. Sono. Ah, eccoti, vai. Mi sentite innanzitutto? Sì. Vai Alessandro, ciao, Perfetto. buongiorno. Sì. Allora, buonasera a tutti quanti. Io sono, scusate il ritardo innanzitutto perché sono appena rientrato. Dopo aver fatto un giro sia per la distribuzione dei pacchi per quanto riguarda i pacchi che consegniamo per il comune, servizi sociali, insomma, è tutta la macchina che si è messa in moto in questi ultimi giorni, innanzitutto, Sì, vai Alessandro, ciao, buongiorno. per questa emergenza. Si sono attivati poi un sacco di meccanismi sui supermercati come carrello sospeso, quindi ogni giorno, insomma, abbiamo un bel po' di lavoro da fare, grazie a Dio. Come recupero di alimenti da poi destinare, insomma, alle nuove famiglie, oltre a quelle che già erano presenti prima a causa diciamo, di questa emergenza. E quindi niente, vi ringrazio di avermi invitato. Penso che fino ad ora ho visto già un paio d'ore di conversazione. Mi dispiace non essere arrivato in orario. Voglio condividere con voi sicuramente il progetto molto entusiasmante che stiamo portando avanti anche con Vincenzo, con Pierluigi, appunto chiamato Una Tavola Più Grande, un progetto molto ambizioso a seguito della regia regionale,
Noi abbiamo partecipato come ambito, quindi siamo presenti sulle quattro città della BAT, Andria, Barletta, Trani e Bisceglie. In questo momento comunque stiamo facendo le nostre attività e è complicato naturalmente collaborare in rete perché diciamo, le reti ci sono, ma sono autonome ognuno sulla propria città per ovvi motivi, perché sappiamo che non dobbiamo evitare, insomma, come dire, più spostamenti possibili, però ogni realtà nella propria città comunque sta continuando il proprio lavoro, come d'altronde stiamo facendo anche noi su Trani con Legambiente, con tutti, diciamo, le associazioni che hanno aderito a questo progetto. Che dirvi, è sicuramente come dire, un progetto molto ambizioso e che mi auguro comunque che poi possa come dire, integrare in futuro altre realtà e altre associazioni, perché come diceva prima Vincenzo, creare questo, come dire, questo modello di solidarietà dove ognuno deve aiutare l'altro. È sicuramente la strada giusta e a mio modo di vedere, insomma, questo periodo che stiamo vivendo e questo virus, se in sé sta portando diciamo, tante cose positive oltre quelle negative che tutti vediamo, però come tutte le cose ci sono i due lati della medaglia. E tantissimi lati positivi si stanno scoprendo ogni giorno con tantissime iniziative di persone che comunque si stanno dando da fare, di persone che comunque hanno aderito in qualche modo a collaborare, chi con la spesa solidale, chi insomma mettendo a disposizione quello che aveva, e quindi riscopriamo in realtà il grande cuore delle persone, disponibili e presenti sul territorio. Detto questo, dicevo che mi auguro di poter riprendere, insomma, un po' il filo del progetto con tutto quello che avevamo previsto, e Vincenzo lo sa bene perché il progetto l'abbiamo scritto insieme con Pierluigi, con Vincenzo, e quindi avevamo programmato delle attività itineranti per le varie città con delle domeniche dove comunque avremmo fatto promozione, avremmo un po' sponsorizzato quella che era la nostra idea. Sicuramente lo faremo nel momento in cui sarà di nuovo possibile poter fare tutto questo, ma al momento cerchiamo di fare il possibile ognuno nelle proprie città. Ho sentito prima nominare il pane che stiamo recuperando per il circo, e anche quello è un recupero che noi dobbiamo spingere a fare sempre più, perché in realtà di panifici ce ne sono tantissimi. Noi ad oggi ne recuperiamo da 5-6 panifici, ma ce ne sono così tanti che in realtà si potrebbe davvero recuperare tantissimo pane, e trovare comunque sia come dire, il modo per poterlo riutilizzare. Sentivo il discorso della birra, è bellissima questa cosa, è molto interessante, quindi invito sia Vincenzo che Pierluigi poi come dire, a creare un sistema dove quotidianamente poter recuperare pane e poterlo riutilizzare nel miglior modo possibile. Sicuramente come dire, è un qualcosa di molto molto bello e molto proficuo. Detto questo, non so se qualcuno vuole farmi qualche domanda e quindi poi procedo con qualche risposta. Sì, Vi Alessandro, ringrazio. volevo chiederti, grazie per il tuo intervento, volevo chiederti un po' quali siano state le criticità, le prime difficoltà e le prime criticità nella gestione di questa, attività, se c'è qualcosa di oltre alla positività che ci hai detto all'inizio, se c'è qualche, situazione particolare, bella da raccontarci, perché le storie, insomma, sono sempre le cose più Certo. importanti, dai. Parliamo di cosa? Del progetto in sé, della tavola più grande, oppure di quello che sta accadendo in No, di quello che questo sta accadendo chiaramente in questo momento, poi la tavola momento? Sì, più grande è chiaro che è un respiro più ampio. certo. Allora, per quanto riguarda le criticità,
ci sono stati i primi 15-20 giorni in cui naturalmente di criticità ce ne sono state tante perché le richieste da parte delle varie famiglie, dei vari nuclei familiari erano comunque numerosissime. Solo che poi a un certo punto ci siamo resi conto, anche grazie all'amministrazione e insomma, a tutte le realtà, il PIS, il segretariato comunale, sociale, come dire, coordinare un po' il tutto per evitare di disperdere energie, perché poi è questo quello che avviene. Ed è questo poi anche che noi cerchiamo di fare con il progetto regionale, quello di unire le energie e di non disperderle, perché tante realtà si occupano della stessa cosa e quindi disperdiamo energie. Invece unirsi è sicuramente la strada più utile perché si possono confrontare, ci si può scambiare esperienze, informazioni e unificarle. Quindi a seguito di tutto questo, in questo momento, come dire, con questo sistema che è stato creato, tutto viene filtrato dal comune, dai servizi sociali, e quindi abbiamo un filtro che è importantissimo, di gestione e viene insomma attuata questa macchina che sicuramente per il futuro sarà utile. Altre criticità, sicuramente il discorso diciamo, di reperimento alimenti, che però anche questa cosa con il carrello sospeso, attuato sia sulle DOC e adesso con i supermercati italiani, mi auguro questa settimana anche con i DESPAR, quindi Eurospar, insomma tutta la catena DESPAR, di poter ampliare, come dire, il recupero, e io mi auguro sinceramente di poterlo creare continuativo, cioè anche a fine emergenza, secondo me, poter fare questo tipo di discorso per noi operatori, diciamo, nel settore alimentare è come dire ossigeno puro Certo. da avere ogni settimana, e quindi garantire anche a tutto quel sistema che poi si regge su questo discorso, perché le Caritas naturalmente non ce le dimentichiamo perché sono parte integrante di tutto questo sistema che collabora con noi. Oltre ad approvvigionarsi dal Banco Alimentare di Bitonto di Taranto, naturalmente avere in loco diciamo un hub, un magazzino che settimanalmente ha, diciamo, materiale scorta a seguito diciamo, di quello che viene recuperato dai supermercati, è sicuramente diciamo, un qualcosa di fondamentale. Inoltre, poi tutti i vari imprenditori che sono in zona, che sono sensibili, grazie a Dio, e che comunque non ci abbandonano mai, dove comunque tipo oggi siamo andati a ritirare tra ieri e oggi pasta fresca da Barletta, da Maffei, e abbiamo ritirato quasi 900 kg di pasta che abbiamo velocemente distribuito, ripeto, attraverso le Caritas, e loro a loro volta le hanno distribuite diciamo, ai loro utenti. Quindi, come vedete, questa macchina sta prendendo forma e può diventare sempre più grande. I volontari sono fondamentali in tutto questo perché ci sono quasi 50 volontari, compreso Vincenzo, compreso Pierluigi, compresi gli amici di Lega Ambiente, insomma ce ne sono davvero tanti disponibili, grazie a Dio, che torneranno per le consegne a domicilio di questi pacchi spesa. Ecco, al di là delle criticità iniziali, e di quello che poi è un po' l'organizzazione di tutto questo, che è fondamentale. Quindi la criticità è sicuramente mettere su una macchina che debba funzionare bene e che debba, come dire, sopperire a tutte quelle difficoltà che poi il tessuto sociale ti riporta. Quindi questo è un po', sono le criticità. Persone di varie età, di varie nuclei familiari che a seguito di questa emergenza comunque si sono aggiunte a quelle che già c'erano prima, perché Chiaro. oggi stiamo avendo, come dire, i nuovi poveri, tra virgolette, quelli che potevano avere un'attività o che lavoravano, tipo la settimana scorsa mi hanno chiamato un paio di ragazzi che lavoravano presso le luminarie, no? Quelle che noi conosciamo come le luminarie di feste patronali, tutta quella roba là, che a seguito di tutte le disdette che sono state, come dire, sono state fatte per questo problema, naturalmente non stanno lavorando, non hanno liquidità,
e quindi non avevano niente. Queste persone poi sono quelle persone che non hanno né il reddito di cittadinanza, né fanno il REI, né hanno il RED, quindi si Certo. sono trovate di punto in bianco ad avere emergenza. E quindi queste sicuramente sono state le criticità nuove a cui abbiamo dovuto far fronte e che grazie a Dio, insomma, stiamo cercando come dire, di far fronte, di tamponare, ma adesso sono arrivati anche i buoni diciamo, i buoni spesa dallo Stato e quindi con come dire, le varie opportunità tra le spese che noi consegniamo e i buoni pasto, è arrivato il fitto ca, insomma, mi auguro che tra questa e la prossima settimana riusciremo comunque perlomeno a respirare o a far respirare un pochino di più le famiglie che, come dire, stanno vivendo sicuramente una situazione disagiata in questo momento. Prendo io un Sì, attimo la vai, parola. Vincenzo. Grazie, Alessandro, del tuo intervento. Approfitterei adesso allora, se ci sono domande, sia qui tra chi è con noi in chat, sia per chi ci sta seguendo, perché vedo anche interventi e saluti su Facebook, siete tutti invitati a intervenire, a dire la vostra, fare alcuni interventi. Ho visto prima che Adriano voleva intervenire. Vai Adriano, puoi intervenire. Allora, ciao a tutti, sono Adriano Lapedota, ho seguito prima su Facebook, quindi poi ho ascoltato, c'era la possibilità appunto di intervenire. Io faccio parte di Potere al Popolo, anche noi come organizzazione, diciamo, a livello locale, abbiamo alcune realtà, a livello regionale, abbiamo alcune realtà che sono impegnate anche da un punto di vista della colletta alimentare, ma non solo. E a tal proposito mi preme parlare della situazione di Lecce, che è quella, diciamo, che allo stato attuale è quella più impegnata da questo punto di vista. E sono parecchi, diciamo, i servizi che sono stati attuati per questo discorso della quarantena in particolare. Per esempio un telefono rosso per i lavoratori che magari hanno bisogno di consulenza perché magari il proprio datore di lavoro li obbliga ad andare a lavorare quando magari non dovrebbero o potrebbero e quindi uno sportello fiscale anche in collaborazione con l'USP, il sindacato il supporto agli anziani che magari hanno bisogno appunto della spesa o piuttosto che un punto wifi libero nei pressi della Casa del Popolo di Lecce, che è questo spazio che viene utilizzato dai volontari, diciamo, da chi fa parte di Potere al Popolo. E anche la possibilità di donare un PC, visto che uno dei limiti, diciamo, in questa quarantena è quello che non tutti possono avere accesso diciamo, informatico e quindi per ultimo, e qui mi collego a quello di cui si sta parlando, la colletta alimentare. È stata anche lanciata un crowdfunding, diciamo, una raccolta fondi, ecco, per fare incetta di altri generi alimentari. Ovviamente chi ha qualcosa può donarlo e poi ci sono queste persone, che sono una ventina di persone su Lecce in particolare, che distribuiscono. Chi volesse contribuire può anche fare una donazione sulla pagina Facebook, c'è il link per donare su PayPal. E a tal proposito, visto che ho sentito che ci sono realtà, tra cui anche Vincenzo che conosco personalmente, ma anche altrove, che hanno cibo o comunque dei contatti con chi può distribuire cibo in eccedenza, mi viene in mente se qualora voi conoscete qualcosa che possa essere nella zona sud di Lecce, poiché c'è già questa realtà attiva, magari ci scambiamo i contatti e quindi oltre a comprare i beni di prima necessità, magari possiamo anche andarli a prendere
da qualche azienda che ce ne ha in eccedenza, quindi sarebbe opportuno far circolare appunto le informazioni. Tutto qua. Leggo che c'è Cosimo Matteucci, dell'Ambulatorio Popolare che vuole intervenire e fare una domanda. Vai Cosimo, prego. Sì, mi sentite? Sì, vai Cosimo, vai. Pronto? Sì, vai, ti Sì, sentiamo. mi stavo chiedendo se come questa nostra rete potesse ottimizzare l'accesso a generi alimentari, a generi di prima necessità, perché noi stiamo riscontrando un problema, l'afflusso e le richieste sono tantissime. Noi stiamo attingendo soprattutto dalle risorse e dalle reti che abbiamo costruito qua sul territorio. Però mi chiedevo se non fosse possibile ci organizzassimo in maniera tale da aprire i nostri contatti, da aprire la nostra rete in maniera tale da consentire a tutti l'accesso alle forniture, perché questo secondo me sarebbe una cosa molto importante anche per suddividersi un po' il carico che è veramente grande. Quindi la domanda è proprio questa: se c'è possibilità di ampliare questa rete, di ottimizzarla in maniera tale da poterla rendere accessibile a tutte le nostre realtà mutualistiche. So chi vuole rispondere, Alessandro, Pier, Vincenzo. Allora, ci provo io. Se Ci riesci provo a io. accendere la webcam, proviamo un po', se no poi. Se vediamo, altrimenti così Ti volete vogliamo vedermi vedere, per Luigi, ti quanto sono vogliamo vedere. brutto. Allora, Dopo averti visto in effettivamente il televisione. progetto che stava illustrando Alessandro, quello di una tavola più grande, ha questa piccola ambizione, quantomeno nell'ambito della provincia BAT, ma si riconduce poi a un disegno regionale molto, molto più ampio, che è quello appunto relativo alla legge regionale anti-spreco e di supporto alimentare, la cui legge è finalizzata soprattutto a creare delle reti che poi, iniziate in questa prima fase, attraverso gli ambiti, dovrebbero poi convergere in un'unica rete regionale. Difatti, prossimo tra virgolette, perché ora bisogna capire con questa emergenza, questi fondi già stanziati a livello europeo e già nelle casse della Regione Puglia, se verranno poi comunque confermati per un tale indirizzo, sarebbe opportuno che sia così, o se piuttosto andranno dirottati per l'emergenza. Questi fondi effettivamente prevedono la costruzione di una rete regionale che consenta proprio in maniera organica di evitare ogni spreco, di chiudere a livello regionale il cerchio. Sta a noi, naturalmente, nel momento in cui il bando venga ad essere nuovamente emanato, a rapportarci, a raccordarci a livello regionale, di modo tale da riuscire a chiudere per l'appunto questo cerchio. Al momento ci possiamo organizzare. Legalmente Puglia lo sta facendo, quindi quella esigenza nel Salento vedo di raccoglierla io e di capire quali possono essere le realtà salentine individuate da Legalmente Puglia che possono poi supportare lì la rete a Lecce. Però naturalmente stiamo operando attraverso quelle che sono le capacità di ogni singola organizzazione. Invece il passo successivo, quello di cui parlava Alessandro, è fondamentale, è quello invece, prendendo esempio dall'emergenza, di rapportarci tutti quanti a livello regionale. Questo non è possibile se non attraverso un bando regionale che in realtà dovrebbe essere di prossima emissione, quando si riferisce a fondi europei che dovrebbero entro il 2020 non essere spesi, ma essere imposti a bando. Ora bisognerà capire se effettivamente ci saranno delle proroghe rispetto a tale bando o se effettivamente il bando uscirà entro la fine dell'anno per poi attivarci l'anno prossimo. Sì, scusa Pier, cerco un po' anche di intervenire rispetto a Raccoglie. quello che diceva, no, diceva Cosimo. Quindi un conto è ragionare su un sistema di lungo periodo che possa
comunque cercare di organizzare al meglio un certo tipo di distribuzione per limitare lo spreco. Cosimo però penso che andasse un po' a cercare una mutualità di intenti anche in questo momento di difficoltà, cioè se fosse possibile tra le varie piccole reti che si sono create avere un interscambio informativo e anche di forniture, proprio per limitare lo spreco e per dare a tutte queste reti la possibilità di raggiungere in maniera capillare, in maniera diversa, la popolazione. Posso fare io una richiesta a Cosimo per capire la situazione barlettana qual è in questo momento, perché io non la conosco, ma perché? Perché mi allaccio alla sua richiesta e rispondo in questo modo, nel senso che sicuramente è una cosa che può essere attuata, ma su Trani per esempio si è accentrato tutto attraverso questo coordinamento, proprio per evitare che ci sia una dispersione sia di beni alimentari che di energie. Quindi è normale che ripeto, io non so a Barletta come si sono organizzati e in che modo si sono dati da fare, ma anche in quel caso, se ogni singola realtà decide di attuare un proprio servizio in solitaria, le forze non saranno mai abbastanza. Perché dico questo? Perché dall'inizio dell'emergenza ad oggi noi personalmente come associazione abbiamo stoppato le nostre consegne a domicilio. Per nostro intendo quel gruppo di famiglie che in questi anni abbiamo seguito e parliamo di parecchie famiglie, ma sia per problematiche di gestione, sia per problematiche di protezione nei confronti di chi faceva questo servizio, date l'età, perché comunque con noi collaborano parecchi pensionati, quindi abbiamo deciso di sfermarci proprio per evitare comunque contagi o altre problematiche. Ma questa cosa è stata positiva perché così facendo, ripeto, poi ci siamo collegati a quello che è il servizio unico che in questo momento sta funzionando su Trani, collegando terzo settore, Caritas e servizi comunali, con due magazzini a disposizione, quello della nostra associazione e un altro che si è creato, dove tutte le donazioni convogliano in questi due in questi due magazzini, e qualsiasi donazione arriva viene girata a conoscenza di quelle 3-4 persone che stanno gestendo questa emergenza, e quindi non c'è dispersione di energia e non c'è neanche la dispersione fondamentale che si crea sempre e comunque, e cioè di quella cerchia di persone che vuoi per un po' per sfacciataggine o vuoi perché sono un po' più abituate a vivere in queste condizioni, cioè come emergenza, perché poi comunque è dato di fatto, ci sono quelli che vivono al comune, che vivono con assistenzialismo, e che c'è chi invece non l'ha mai fatto e in questo momento non ha neanche la faccia di andare a chiedere qualcosa e rimane chiuso in casa. Quindi noi, per evitare tutto questo, si è cercato di creare una situazione unica, e ce ne sono tante di persone che prendono il reddito di cittadinanza, che poi vanno alla parrocchia, che poi vengono da noi, che poi vanno da Pierluigi, che poi vanno da quell'altro, si fanno il loro giro settimanale e poi si vanno anche a vendere gli alimenti, perché io ne ho visti parecchi di queste situazioni. Quindi chiedo a Cosimo, a Barletta, come sta funzionando in questo momento? C'è un coordinamento? C'è un'organizzazione? Oppure ognuno sta andando per la propria strada? Scusatemi un attimo, prendo un attimo la parola. Siamo in diretta da quasi ormai 1:20, quindi inviterei chi ci sta seguendo su Facebook, se vuole continuare il dibattito, il dialogo con noi, di raggiungerci su Jitsi. Passo la parola a Nicola, che voleva fare una domanda veloce,
e approfittiamo, diciamo così, salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta, e noi proseguiamo la nostra discussione qua su Jitsi, quindi chiunque voglia può raggiungerci. Vincenzo, vediamo prima se c'è Cosimo per rispondere alla domanda di Alessandro. Vediamo se c'è Cosimo. Vediamo Cosimo, ragazzi, intervengo dopo. Io. Sì, un attimo, Nicola, ti do io la parola, un attimo solo. Ok, non ci sono problemi. Cosimo? Ci sono, mi sentite? Vai Cosimo. Sì, come dicevo all'inizio, qua ci sarebbe utilizzo il condizionale perché a noi il protocollo non l'abbiamo ancora visionato, ci sarebbe da qualche giorno un protocollo che il Comune avrebbe stipulato con alcune associazioni per la distribuzione, per la gestione emergenziale di questa fase, che sembrerebbe essere circoscritto a quelle associazioni iscritte all'albo regionale. Naturalmente noi non siamo iscritti a questo albo perché siamo abbastanza giovani, no. E questa è la situazione, perché non ha, noi quello che richiediamo è, a prescindere dal dato formale, certo, e l'accesso alla rete di famiglie, perché abbiamo tantissime famiglie, tantissime persone che hanno fame, e soprattutto mi rivolgo alla questione dei senza tetto, certo rispetto, sì, ai quali il formalismo e l'effettiva burocrazia delle procedure o semplicemente essere di documento, anche perché queste risposte possono semplicemente fare una cosa, aumentare la rabbia. Perché alle persone che hanno fame, e come dicevo prima, la povertà non è mai gentile, bisogna dare delle risposte. Quello che mi chiedo è, noi abbiamo una grande necessità di accesso alle forniture. Stiamo spremendo tutti quanti i nostri contatti, e attualmente si riguardano volontariato, donazioni personali, i nostri fornitori che non ce la fanno. Assistiamo tantissime persone, quindi al di là delle questioni che riguardano la Caritas e le altre associazioni, la nostra domanda è come fare per accedere a canali di fornimento diversi rispetto a quelli che abbiamo noi. Oggi abbiamo qua raccolto, infatti prima che iniziassimo la nostra conversazione, ero qua impegnato perché anche il mio studio è un nuovo punto di stoccaggio. Altri volontari hanno messo a disposizione le proprie case proprio per in maniera tale da evitare assembramenti, ce ne sono tanti in tanti luoghi di Barletta. Vi farei vedere il mio studio, ma non vale la pena farlo perché non è questo il senso. Abbiamo necessità di tutti questi rifornimenti perché vengono fatti quotidianamente, vengono smaltiti il giorno dopo. Non ci chiediamo nemmeno il fatto che le persone possano fare il giro delle bar associazioni. No, Cosimo, invece io... Perché secondo me c'hanno pure ragione a fare. Scusami se ti interrompo, ma ripeto, quello che tu dici può essere condivisibile, ma fino a un certo punto, perché non so tu da quanto tempo, come dire, ti occupi di questo, ma al di là del tempo, perché poi dopo l'esperienza, come dire, puoi averla per altre strade, ma ti posso assicurare, ma perché l'ho testato con le mie orecchie e con la mia mano, ed è una cosa di qualche giorno fa, dove un'assistita nostra nel senso che è una che noi seguiamo da qualche anno, segnalata dai servizi sociali, mi ha chiamato 2 o 3 volte, Alessandro, io di qua c'ho problemi, mio marito e mio figlio e di così e di colà, e questa persona prende la pensione del marito di invalidità, prende una parte del RED, e voleva, naturalmente aveva bisogno, perché i figli non stavano lavorando, facevano lavori stagionali e quindi ha una difficoltà. Va bene, dico io, non ti preoccupare, perché a breve prenderemo in carico la tua richiesta. Dopo 2 giorni mi richiama. Nel frattempo io avevamo ricevuto da un fruttivendolo di Trani quasi 15 tonnellate di patate, le abbiamo consegnate alle Caritas, e proprio in quel momento ero in una Caritas cittadina di una chiesa. E mi rivolgo al responsabile, faccio: scusa, ma Tizio e Caio avete portato qui da mangiare? Come? Sì, l'altro giorno è andato Trani Soccorso a portare la busta. Poi siamo andati noi qualche altro giorno fa. L'ho richiamato e ho detto: scusami, ma fammi capire, ma 2 giorni fa è venuto Tizio, poi è venuto Caio e tu mi continui a chiedere la roba. Quindi, come vedi, Cosimo, purtroppo la gente fa anche queste cose. Quindi il sistema... Alessandro, scusami se ti interrompo, perché purtroppo ti sei perso la prima parte dell'intervento di Cosimo, dove sì, lui già aveva analizzato queste problematiche, quindi sì, loro
Queste problematiche vengono risolte con l'organizzazione e col coordinamento, facendo passare tutto da un unico filtro che sono i servizi sociali, perché ripeto, se ogni realtà decide di assistere tutte le persone che ti chiamano, perché naturalmente sanno che tu fai quel mestiere come associazione, si verifica questa cosa. Anche noi, ripeto, abbiamo stoppato i nostri, abbiamo detto ai nostri, rivolgetevi al numero telefonico del PIS, passate da lì, perché noi ci siamo bloccati, proprio per evitare questo. Ma è necessario, proprio per ripeto, perché poi si verifica che quello che è diciamo, tra virgolette, in emergenza dal Covid, e non lo era prima, non fa tutte queste storie, non va al comune, non chiama i servizi sociali. Alessandro, quello che ha detto prima, Alessandro, quello che ha detto prima Cosimo, che non era, è effettivamente la risposta anticipata alla tua domanda. Lui ha detto che, a differenza di Trani, a Barletta il comune non ha chiamato tutte le associazioni in maniera distinta, ma ha chiamato solo talune associazioni, quelle che avevano determinati requisiti, che avevano determinate iscrizioni, e quindi sta operando solo con quelle associazioni, che sia che le altre associazioni invece vanno random. A differenza invece che ha fatto, per fortuna, il comune di Trani, che ha chiamato tutti, ha detto indistintamente alle che effettivamente si riesce a raggiungere chiunque. Non ha... Togli il video, per piacere, che non ti si sente. Questo senza dubbio, ragazzi, non lo metto in dubbio. Questa grande differenza tra Trani e Barletta. Sì, chiaramente. Però scusate, io siccome posso parlare, diciamo, da chi non conosce assolutamente il territorio, quindi sono veramente neutro su questo, perché vengo da San Severo. E quindi non conosco né Cosimo né Alessandro, né conosco da 2 anni Pier. Effettivamente ci deve essere dall'alto una regia aiuti a creare rete, una rete efficiente, ma una rete che prenda tutti, a mio parere, proprio perché in questo momento abbiamo bisogno di tutti, e non si può tralasciare qualche associazione che riesce ad arrivare ad alcuni che altri hanno più difficoltà a percepire. Cioè, Cosimo parlava del discorso di senza tetto, probabilmente altre associazioni hanno i rapporti con i migranti, probabilmente loro nel loro lavoro hanno costruito una serie di legami con alcune persone dal punto di vista personale, che se uno ha necessità di chiederti qualcosa lo chiede con una maggiore naturalezza rispetto a un'associazione che non ha mai visto. Quindi il problema è, sì, bisogna creare la rete deve essere efficiente, si vince tutto creando la rete, però la si deve voler creare una rete il più ampio possibile, questo deve essere chiaramente ovvio. È una situazione in cui comunque alcuni stanno lavorando per il bene di tutti. Se c'è la possibilità di intervenire con uno scambio di informazioni, idee, perché Cosimo all'inizio ha messo sul piatto la loro strategia e le loro idee, ci sono gli altri che vanno in alcuni punti di ritiro, che vengono per evitare assembramenti, comunicati poche ore prima, quindi anche una strategia rispetto a questo. Pertanto in questo momento c'è bisogno di collaborazione da parte di tutti, cercando di evitare chiusure ad associazioni, tranne per motivi che possono essere di altre nature. No, ma io...